ieri e oggi non riuscivo a dormire e non mi capitava, non dico dalla versione di latino al liceo, ma dagli esami dell'università. A Napoli arrivano le prime richieste per celebrare le unioni civili, introdotte dalla legge Cirinnà nello scorso mese di maggio e operative dal 29 luglio con l'entrata in vigore del regolamento ministeriale. Questa mattina in sala giunta hanno sottoscritto la prima richiesta di unione due ragazzi di Torre Annunziata, Antonello Sannino, presidente di Arcigay Napoli, e il suo compagno Danilo, alla presenza del sindaco di Torre Annunziata, Giosuè Starita. Noi siamo torresi e oggi mi fa piacere che c'era anche il sindaco Giosuè Starita con noi, perché è la nostra comunità di riferimento, quella di Torre Annunziata. Però volevamo che fosse qui in sala giunta, come vogliamo che sia con il sindaco quando ci sarà l'atto vero e proprio, con quello là proprio con gli anelli, quello ufficiale diciamo. C'è un pezzo che manca di diritti, che è quello del riconoscimento della genitorialità, sia in termini di adozione, adozione difficile in questo paese, sia per gli etero, sia per i single e ovviamente per le coppie omosessuali, e sia per i diritti di quei bimbi all'interno delle coppie omoaffettive che esistono e che hanno la sacrosanta necessità di avere riconosciuti i propri diritti. È un passo in cui i diritti non sono ancora pienamente tutelati. L'uguaglianza piena si ottiene quando non ci sono discriminazioni e non ci sono discrepanze nel riconoscimento dei diritti. Le coppie omosessuali potranno unirsi presentando domanda al Comune di Napoli e ratificando, dopo le verifiche di rito, l'unione civile. I matrimoni e le unioni fra persone dello stesso sesso celebrati all'estero potranno essere trascritti nel registro delle unioni civili. Napoli è da 4 anni che lavora per questi diritti e siamo molto contenti di poter continuare con maggior vigore l'azione amministrativa che già avevamo messo in campo. Noi dobbiamo lavorare sulla presa di coscienza e sul tema amore ancora, e questo abbiamo 5 anni per fare questo intenso lavoro. Le richieste invece stanno provenendo da tutta Italia, non solo da Napoli, ma da tutta Italia anche e anche dall'estero, proprio per avere appunto chiarimenti e per dare attuazione alla legge, perché questo è l'espresso desiderio e intenzione di molte coppie. Per i mesi di agosto e settembre le cerimonie saranno celebrate al Maschio Angioino e nella sala giunta di Palazzo San Giacomo, mentre le richieste vanno presentate all'ufficio di Stato Civile di Palazzo San Giacomo. A partire da ottobre le unioni civili approderanno in tutte le municipalità. Maggiori informazioni all'indirizzo email unioni.civili@comune.napoli.it o al numero 081 795 8552. Quello che è successo oggi era una cosa semplice: due persone siamo, non lo capisce anche mio figlio. Stop.